quante volte ci siamo sognati di unire la nostra passione per il mare con le nostre passioni sportive o il goderci le nostre serie TV dalla nostra imbarcazione come se fossimo a casa. Si può fare? Lo chiediamo oggi a Giulio Rossi di NetInSat. Per quanto riguarda la connettività, la necessità è sempre più elevata perché, come dicevi tu, tutti vogliono vedere la propria serie preferita su Netflix tutti i giorni possibilmente. Però serve molto internet, quindi una connettività elevata e abbiamo la soluzione. La soluzione può essere con delle schede UMTS, le stesse che usiamo nei nostri cellulari, piuttosto che con il satellite. Ma cominciamo a conoscere che cos'è NetInSat. NetInSat è un'azienda che nasce per portare internet via satellite nei punti dove una volta non arrivava nemmeno la DSL. Quindi anche in mare va bene questa soluzione, visto che non arriva. Chiunque vada in mare sa molto bene che la connettività del telefono cellulare arriva fino a 12 miglia dalla costa ed è proprio con questo tipo di connettività che NetInSat porta internet a bordo. Certo, ci sono degli apparati che sono installati già quando le barche escono dal cantiere che consentono di inserire più SIM, una o più SIM all'interno degli stessi apparati, e questi ci forniscono la connettività sicuramente entro le 12 miglia marine. In certe condizioni, per cui con impianti realizzati con delle antenne di ultima generazione, dei cablaggi particolari, abbiamo sperimentato che si riesce ad arrivare anche alle 19 miglia. Meraviglioso. Quindi parliamo quindi del entro 12 miglia. Allora, noi abbiamo questi scatolotti, ora mi dirai tu bene come si chiamano, con all'interno un tot di SIM. Cioè, non ce n'è una sola come nei normali telefoni, ma ce ne sono di più per assicurare sempre una copertura. Esattamente. Questi scatolotti, che si chiama, la marca si chiama Peplink, permettono di utilizzare diverse SIM. Si può arrivare ad 8 o anche di più in alcuni casi. La versione base ne contiene due, che possono essere attive contemporaneamente, il che significa che è come se noi avessimo due cellulari attivi contemporaneamente che vanno ad unire le connettività. Ok, quindi non è che se non va una si attiva l'altra, a volte si sommano, quindi va anche più veloce. Esatto, sono due opzioni diverse. La prima è quella di, chiamiamola backup, se non funziona una si attiva l'altra più o meno automaticamente, si può scegliere. Un'opzione che i clienti ci stanno chiedendo sempre di più è quella di poter sommare le due connettività per andare più veloce e quindi sfruttare meglio Netflix piuttosto che la Apple TV di cui parlavamo prima. Parlando di quantità di dati, noi tutti sappiamo che oggi più o meno nei piani tariffari dei privati giriamo intorno ai 100 giga di possibilità al mese, no? Di possibilità mensile. Qua invece, se noi andassimo a guardarci tutte le serie che vogliamo ogni sera in rada, beh, 100 giga non bastano. Quindi com'è la situazione con il vostro apparecchio? I 100 giga rischi di terminarli in due giorni. Certo, perché certo. Se guardi Netflix piuttosto che l'Apple TV in 4K, stai consumando 25 megabit al secondo, il che significa davvero che in poche puntate hai esaurito i tuoi giga. Quindi se andiamo con la famiglia è già finita. Con la famiglia anche meno. La nostra soluzione prevede dei piani dati illimitati in tutta Europa, per cui non soltanto in Italia. Se la barca si sposta anche in Costa Azzurra, piuttosto che alle Baleari, piuttosto che nelle isole della Grecia, abbiamo dei piani dati illimitati che consentono di ovviare a queste problematiche. Altro grande sogno di chi va in mare però è anche il potersi godere e portarsi a bordo partite, campionati, finali e in questo caso su Sky anche la Coppa America. Come facciamo ad avercela? Beh, NetInSat ci dà la possibilità di avere Sky a bordo della nostra barca, proprio come abbiamo a casa. Certo. Sky è una soluzione molto apprezzata, anzi la più apprezzata sul mercato, perché ha tutti i contenuti sportivi di cui parlavi, per cui si parla di calcio, Formula 1, MotoGP, ma è anche molto facilmente integrabile negli impianti audio-video di bordo.
Quindi questo consente davvero la sera di vedere la partita della propria squadra preferita piuttosto che la domenica di vedere il Gran Premio. Io però, guardando questo servizio da casa, posso immaginare che questi servizi appunto vengano solo installati su grandi imbarcazioni, però in realtà tutto questo può essere installato anche su imbarcazioni più piccole. Certo, ci sono delle linee di prodotto che partono per esempio con una sola SIM che ti consentono comunque di vedere Netflix dove ti piace. Quindi immaginatevi in rada sul nostro gommone col fidanzato o amici, sta scalando il sole e ci guardiamo la nostra serie preferita, che meraviglia. E quindi alla fatidica domanda, la connettività a bordo è possibile? Beh, con Giulio Rossi e NetInsat vi possiamo affermare che sì, oggi tutta la connettività a bordo è veramente possibile.